Amici di Brianza Channel, oggi allo Sporting Club di Monza abbiamo con noi Aldo Varenna, private banker di Edmond de Rothschild, che presenterà un'iniziativa molto importante. Si tratta dell'investimento giusto, come un abito su misura. Ecco, di cosa si tratta e soprattutto che cos'è questa certificazione? La certificazione EFPA è una certificazione europea. European Financial Pen Association è un'associazione che ha sede a Rotterdam e certifica la preparazione professionale di chi svolge la mia professione, per cui che siano Thai Dagen, private banker, IFAS o quant'altro, tutte le persone che svolgono la mia professione, se vogliono avere una certificazione internazionale, devono superare questo esame e poi mantenere annualmente la certificazione con delle ore di preparazione. Ricordiamo che siete sul territorio da oltre 25 anni. Come siete riusciti a raggiungere questo obiettivo? Sì, ahimè mi sto avvicinando ai 30 anni di professione. Da 4 anni lavoro per Banca Edmond de Rothschild, che siede a Parigi. Ho un mio ufficio personale nel centro di Monza, ma in realtà questo tipo di evento, come i scorsi e come saranno i futuri, vorrebbero essere caratterizzati in maniera neutra, per cui come professionista certificato EFA che spiega ad amici, a clienti, a chi vuole assistere all'evento come e cosa chiedere al suo partner bancario, private banker, per avere realmente l'investimento che fa su misura. Ho già presentato questa iniziativa, come funziona? Sì, sicuramente bisogna partire dal presupposto che i mercati, il lavoro e tutte le professioni stanno diventando difficili, anche il lavoro dell'investitore, quindi come investire, è sempre più complicato perché vi è correlazione fra i vari mercati mondiali e spesso vi sono delle situazioni estreme, quindi conoscere queste situazioni, capire se la persona che sta seguendo professionalmente il proprio patrimonio è all'altezza, è aggiornata professionalmente, magari anche certificato, direi che sono consigli che cercherò di dare in questo evento, che secondo me rappresentano l'ABC per un buon investitore. L'evento è molto semplice, vi sarà all'inizio una presentazione di circa 30 minuti di analisi macroeconomica, per cui l'andamento dei mercati in generale, quindi sia demografici sia di consumi a livello mondiale, per poi passare, come dicevamo, alle similitudini fra il mondo dell'alta sartoria, quindi dell'abito su misura, e dell'investimento su misura. Abbiamo con noi Nicoletta Canali. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Ma con Aldo c'è un'amicizia da tanto tempo e l'idea di costruire qualcosa insieme per creare qualcosa, cercare di creare sempre qualcosa di nuovo, di innovativo, sia portando, se vogliamo, l'abito sartoriale tradizionale, quindi comunque sempre in evoluzione con i tempi, nella ricerca dei particolari, se vogliamo non solo dei tessuti, ma nelle nuove tendenze, come possono essere sia le tendenze nell'abbigliamento che nelle tendenze finanziarie. Quindi è questo che ha portato a accettare l'iniziativa di Aldo. Sì, la mia amicizia con la famiglia di Nicoletta e Maurizio Canali risale ormai tanti anni or sono. Ho pensato, proponendole, sono stati entusiasti nell'accettare questa mia proposta, che vi siano molte similitudini fra come chiedere a un sarto di confezionare un abito su misura, quindi con caratteristiche di alta sartoria, così l'investitore dovrebbe chiedere al suo banker di confezionare l'investimento su misura, quindi adatto alle caratteristiche di ogni singolo investitore. Oggi parleremo di investimento in abito su misura, quindi a chi potevo chiedere una mano se non a Nicoletta e Maurizio Canali. Vieni Nicoletta. Nicoletta mi ha dato una mano non tanto sulla prima parte, il mio intervento si dividerà su due parti, spero di essere interessante. La prima parte sarà di macroeconomia, quindi vi daremo, perché in alcuni casi vedete le slide di Banca Edmond de Rothschild, la nostra idea di come potrebbero essere i mercati nei prossimi semestri, nei prossimi trimestri. Ma soprattutto la seconda parte, di 40 per vedete dei passaggi, mi ha dato una grande mano, perché non essendo adatto al settore, perlomeno cerco di non dire cose inesatte. Io ringrazio Aldo per avermi dato questa bellissima opportunità e di essere qui questa sera con voi. Spero di conoscervi in un contesto bellissimo come può essere questa location. Partiamo da subito, quindi parte 1, l'analisi macroeconomica mondiale. E questo è, vedete si è già visto in qualche mia presentazione, era il fate presto che era evidenziato, parliamo ormai di un anno e mezzo fa, novembre 2011, i tassi, fortuna chi doveva investire, ahimè chi aveva paura che fallisse lo Stato, erano i massimi storici. Cosa è successo? Più o meno un anno dopo è successo che a luglio del 2012 Mario Draghi, che fortunatamente ha sostituito Trichet come presidente della BCE, ha dichiarato a luglio del 2012 che nessuno Stato sarebbe più fallito, e quindi con questa dichiarazione la scomparsa del rischio sistemico ha permesso una normalizzazione dei mercati. Il rischio sistemico vuol dire che parte la Grecia che ha rischio, fallisce, poi successivamente rischia di fallire il Portogallo e la Spagna, fallisce e via così. Quindi il sistema paese fino a luglio del 2012 era a rischio di avere una conseguenzialità di eventi direi catastrofici. E quindi cosa è successo? Beh, è successo semplicemente che le tre banche centrali abbiano inondato il mercato di denaro. Si dice in gergo tecnico quantitative easing, cioè il dare denaro facile al sistema in maniera tale da non solo aiutare le aziende, ahimè non sono state aiutate più di tanto, ma aiutare il sistema bancario soprattutto a non collassare. Le dimensioni sono diverse, infatti i problemi sono diversi, perché parliamo di 1 miliardo di euro e 1,3 miliardi più o meno di dollari per quanto riguarda la BCE. Parliamo di una cosa che si avvicina a 2 volte e mezzo, cioè più del doppio riguardo alla Fed americana, e parliamo di una cosa che si avvicina agli 8 miliardi di euro dichiarati dalla Bank of Japan. Questa è stata la manovra più recente ed è il motivo per cui poi sono saliti i mercati, soprattutto giapponesi. Quindi sono iniezioni di denaro che in alcuni casi rischiano di drogare la situazione monetaria dei singoli paesi, dei singoli continenti, ma che sono delle mosse obbligatorie per evitare, come dicevamo, il rischio sistemico. Ancora segnali di incertezza per la Cina, poi vi farò vedere una slide perché secondo noi ancora oggi non ha senso investire in Cina. Cina si intende come aziende quotate in Cina. Ha senso investire in aziende che usufruiscono dello sviluppo, del GDP, quindi della crescita economica, demografica e quant'altro della Cina. Non di certo comprare il destino cinese. Asset allocation, la ricerca del reddito comporta una rotazione su quanto dall'alto rendimento, come vedremo cosa è successo in quest'ultimo mese, le azioni si punta alla combinazione tra crescita, rendimento e dividendo. E qui il tema dei dividendi poi ci sarà ancora. E passiamo all'Italia. L'Italia permane un problema enorme di credito. Il problema si riflette su emissioni di Fiat. Questa di qualche mese fa, di certo non emette al 7%, metterà al 5,6%, ma non emette al 2% che è diventato l'1,5% di Volkswagen. Quindi, due aziende europee che fanno la stessa cosa, se la Fiat ha bisogno di soldi deve dare a chi gli presta soldi il 7%, la Volkswagen deve dare il 2%. Banalmente, a prescindere che la Fiat faccia macchine più belle, una bella di Volkswagen che diventa soggettivo o oggettivo forse, comunque a prescindere dalla qualità della produzione della macchina dello styling, costa all'azienda italiana molto di più della pari azienda tedesca. Qui alcuni di voi l'avranno già visto. Alcuni di voi mi continuano a chiedere più prima di luglio, quindi prima della Draghi call, viene detto in gergo, ma mi continuano a chiedere l'Europa fallisce o no? No, perché l'Europa è già a 2 velocità, quindi non ha bisogno di fallire. Quando c'è un'Europa blu che ha l'efficienza del governo, il valore della legge, la corruzione e le dimensioni dell'economia sommersa a un certo livello, e quando c'è, soprattutto queste due, noi siamo omessa Europa, ma poi c'era la Libia che in alcuni casi ci batte, in alcune cose strutturali siamo messi così male, e quindi ritorno alla storia precedente, quando il denaro costa 3 volte e mezzo di più a un'azienda italiana rispetto a un'azienda tedesca, l'Europa è già a 2 velocità. Quindi che avvenga nei fatti che facciamo un euro che si svolta al 20 e quell'altro che si svolta al 20 è già fatto, quindi è inutile farlo, è già fatto nei fatti pratici. Perché io dico che bisogna chiedere aiuti, l'ho scritto anche a chi riceve le newsletter, perché tanto per quasi il 18% noi partecipiamo agli aiuti che devono andare agli altri. I greci o gli spagnoli che si stanno reggendo anche grazie agli aiuti europei, per un 20% di quelli miliardati che abbiamo dato sono soldi nostri, del governo e quindi dei contribuenti. Quindi tanto valeva, secondo me, alzare la mano e dire anche noi siamo messi male, dateci gli aiuti. C'era un grande vantaggio, che sarebbe arrivato qualcuno da Bruxelles, da Francoforte, da qualche parte, a obbligarci a fare le cose che lo dico in maniera neutra, questo governo dopo 5 mesi non sta neanche pensando di fare, perché ha preso 10 saggi, tutte le cose che hanno detto questi 10 le ha messe in un cassetto. Quindi l'opportunità, secondo me, di pensare agli aiuti che si poteva chiedere un anno fa, e sperando di non doverli chiedere in difficoltà tra qualche mese, era tanto un pezzo di soldi dobbiamo già darli, quanto volevo usufruirne anche noi. Armonia. Beh, l'armonia per un abito è il perfetto equilibrio tra il corpo e l'abito che ti avvolge. Questi sono 2 manichini di quello che dicevo, ovviamente con 2 tipologie diverse di abito, doppio petto e monopetto, grazie per il suggerimento, erano già nel manico. E quindi è ovvio che l'armonia vuol dire avere un corpo magari di qualche chiletto sovrappeso come sono in questo periodo, ma che si spera che un abito possa avvolgere nel modo, diciamo, dignitoso, migliore o meno peggio del possibile. Quindi l'equilibrio è il corpo, ovviamente, o meglio l'abito che si deve adattare all'aspetto fisico di uno di noi, quindi l'altezza, la taglia, la conformazione, se uno ha più o meno spalle, la vita e quant'altro. Armonia, beh, riprendiamo la slide di prima. Armonia, quando gli spread erano qui, i tassi erano qui, ci voleva l'armonia, cioè bastava fare così con la penna. Se lo Stato italiano non falliva, spagnolo o portoghese, si poteva solo guadagnare soldi. L'armonia con i tassi di questo livello è più difficile, quindi l'armonia vuol dire qual è l'orizzonte temporale, qual è il dosi di rischio che voglio, qual è il rendimento otteso, e da lì ragionare sull'armonia del mio investimento.